Bene, oggi proviamo a fare qualche esercizio sulle forze. Io direi di cominciare da questo, che mi sembra uno dei più semplici. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Eccolo. L'esercizio 41 a pagina 123. Fatemi solo scrivere, dopo vi mostro la lavagna. Dice: il piccolo Giorgio gioca in giardino col suo camion, lo tira verso destra con una forza di intensità, quindi la forza F ha un'intensità di 3 newton, 3,0 newton. E il vettore forza forma col terreno un angolo alfa di 30 gradi rispetto all'orizzonte, quindi rispetto al prato, come mostra in figura. Calcola i moduli del vettore componente parallelo al prato e perpendicolare al prato. Ok, allora, ditemi se riuscite a vedere. Bene, ora qui abbiamo questo simbolo. Se io scrivo solo F, indica l'intensità del vettore, cioè quanto è lunga la freccia, che è equivalente a scrivere così: F con la freccia sopra, cioè l'intero vettore, è tra due barre verticali. Questa indica l'intensità della forza. Intensità. Mentre l'angolo alfa mi dice l'orientazione della forza. Se qui, questo è l'orizzonte che, tra virgolette, è il nostro asse delle X, quindi la superficie del prato. Qui c'è perpendicolarmente al prato, possiamo mettere l'asse delle Y. Il nostro vettore, fatemelo disegnare in rosso, ha una lunghezza di 3 newton, la scala è quello che è, 3 newton. E questo è l'angolo alfa, che è 30 gradi, che il vettore forma con l'asse delle X, con l'asse, con l'orizzonte. Ci chiedono, fatemi proiettare in verde, se io proiettassi sull'asse delle X e sull'asse delle Y il nostro vettore, quanto sono lunghe queste? Questa la chiamiamo la componente della forza lungo l'asse delle X, questa la chiamiamo la componente lungo l'asse delle Y. Okay? Oppure se preferite questa è FY, che è uguale. Quindi si forma un triangolo rettangolo. Abbiamo già visto a suo tempo che utilizzando le funzioni goniometriche elementari, ok? Attenzione, scusatemi solo un secondo, forse così vedete meglio. Possiamo calcolare direttamente le nostre componenti. Sappiamo che se ho un vettore, come in questo caso, che è una forza di cui conosco la lunghezza, l'intensità e conosco com'è orientato l'angolo che il vettore forma con l'asse delle x, allora la componente x del vettore vale l'intensità del vettore, che è equivalente a dire l'ipotenusa del nostro triangolo rettangolo, per il coseno dell'angolo che il vettore forma con l'asse delle x. Mentre la componente y è uguale all'intensità del vettore stesso per il seno dello stesso vettore, dello stesso angolo. 30 gradi è un angolo notevole. Se guardate sulla tabella che c'è sul libro, vedete che il seno di 30 gradi vale un mezzo, 0,5. Il coseno di 30 gradi vale radice di 3 fratto 2. Di conseguenza, la componente x del nostro vettore sarà F, che è 3 newton, per il coseno di 30, che è radice di 3 mezzi. Mentre la componente y sarà sempre 3 newton, cioè sostituisco F per il seno di 30 che è un mezzo. Quindi qui avrò 1,5 newton e qui sopra la componente y, la componente x è 2,9 circa. 2,958. Newton. Fatemi controllare per sicurezza. Vediamo se ho portato. Sì, ce l'ho, ok, ottimo.
Allora, 3 per il coseno di 30. Sì, ok. Attenzione a non dimenticare le grandezze delle unità di misura. Questa è la componente x, questa è la componente y. D'accordo? Altra cosa importante, se l'angolo non fosse stato 30 gradi, questa regola non cambia, rimane identica, solamente che in quel caso devo usare la calcolatrice per calcolare seno e coseno, perché non sono valori notevoli, quella tabella non li trovate. Ok? Tutto chiaro? Per calcolarli efficacemente con la calcolatrice, fate attenzione perché la calcolatrice accetta due unità di misura diverse degli angoli, quelle in gradi e quelle in radianti. È necessario verificare che la calcolatrice che state usando sia impostata in questo caso in gradi. Come faccio a farlo? Beh, faccio una prova. Uso un angolo che conosco, di cui so il seno e il coseno, e dopo vedo se la calcolatrice mi dà il risultato corretto. Ok? Per esempio, per sapere se la mia calcolatrice ha un angolo impostato in gradi, se digito seno di 30, devo ottenere un mezzo o 0,5. Se mi dà un altro numero, vuol dire che l'unità di misura dei gradi che accetta è un'altra. Ok? Normalmente nel visore della calcolatrice, c'è cioè la riga sopra o quella sotto, c'è una D. Se c'è una D, che sta per degree in inglese, che significa gradi, allora l'unità di misura è quella corretta. Se invece c'è una R, allora bisogna cambiare, R sta per radianti, rad. Ok? E quindi se io scrivo seno di 30 e la calcolatrice è impostata in radianti, non mi dà 0,5. Ok? È tutto chiaro? In realtà no, Dimmi. non ho capito, penso quasi, quasi niente. È sufficiente ricordarsi questa. Questa è la procedura con cui si passa dall'intensità del vettore e la sua orientazione alle componenti. Devo utilizzare questa regola di calcolo. Da dove viene questa regola di calcolo? È legata al fatto che il coseno di un angolo, qui se vedi il nostro riduttore forma un triangolo rettangolo, il coseno dell'angolo alfa, ripeto, è dato dal rapporto tra il cateto adiacente all'angolo diviso l'ipotenusa. Il coseno dell'angolo è cateto adiacente diviso l'ipotenusa. Quindi, se faccio ipotenusa per il coseno, trovo il cateto adiacente. Il seno dell'angolo è cateto opposto diviso l'ipotenusa. Quindi, per trovare il cateto opposto, faccio ipotenusa per seno dell'angolo. Niente di più. E questo, attenzione, questa regola vale anche se alfa è più grande dell'angolo retto. Funziona lo stesso. Questa Questo regola deriva da... nasce all'interno dei triangoli rettangoli, ma in realtà si può generalizzare, lo si fa in matematica, anche ad angoli qualsiasi. Ok? A patto che l'angolo sia quello che il vettore forma con l'asse delle x, col verso positivo dell'asse delle x. Adesso facciamo un altro esercizio in cui questo viene fuori bene. Domande? Questo riguarda da tutti i videogame. Prego. Questo riguarda da tutti i videogame. Questa è una buona idea. Proviamo Mi sono perso qualcosa. questo esercizio. Altre domande? Proviamo, vediamo se riesco a recuperare il libro. Cambiamo pagina. No, no, questo era, scusate. Eccolo qua. No, questo è quello dello stesso tipo di prima, era. Eccolo qui, il 43. Allora, facciamo questo esercizio. Dice il 43. Questo era, fatemi scrivere, questo qua era l'esercizio, era il 41. Adesso facciamo il 43.
Dice, abbiamo tre forze che agiscono su un oggetto posto nell'origine di un sistema di coordinate cartesiane. Quindi facciamo le coordinate cartesiane. Questo è l'asse delle y, questo è l'asse delle x. Abbiamo tre forze. Allora, la prima forza la disegniamo in blu. Questa va verso il basso e misura 4 newton. Poi ce n'è un'altra, anche questa è in blu, ma io la cambio, la faccio in verde per distinguerla. Questa misura 5 newton e fa un angolo col verso negativo dell'asse delle x, questo angolo misura 53 gradi. E poi c'è un'altra, una terza forza, fatemela disegnare in rosso, che va, è parallela all'asse delle x, va verso destra e ha una lunghezza di F che non conosco. Calcolo l'intensità della forza F in modo che il risultante sia 0. Quindi la domanda è questa: quanto vale F? Quindi quanto è lungo questo vettore? In modo tale che se questo è il vettore F, questo chiamiamolo F1, questo chiamiamolo F2. La somma di F più F1 più F2 sia 0. Scusami, solo un secondo, così l'ho copiato tutto e adesso ci siamo. Ok? Spostare questo, se no non ho più spazio per muovermi. D'accordo? F1 più F2 Più una F cosa. più F1 più F2 deve fare 0. Cioè questo, io ho chiamato questo qui F, questo è F1 e questo è F2. Ok? D'accordo? Perché ha scritto che F2? No, no, non è 2, scusami, è un punto di domanda. Quanto Ah, no. vale F? Eccolo qui, in modo tale che succeda questo. Ok? Ora, dal punto di domanda, eh? Dal punto di vista algebrico, dimmi. Allora, Non ho capito come mai viene 0, cioè cosa tirano. prego. Non ho capito cosa l'azione che fanno queste porte, cioè su che punto. Il punto è qui. Qui metti di avere, che ne so, un oggetto, un cosa, di attaccare a questo tre funi, tre corde. E ci sono tre persone che tirano. Una tira tutto a destra, una tira verso il basso. E un'altra tira a 53 gradi da sinistra. Una domanda. In che modo posso fare in modo che questo oggetto sia in equilibrio, cioè sia fermo? Ah, ok. Cioè, Quando se questo sono... è fermo significa che la risultante è zero. Questo, ahimè, lo vedremo tra breve. Dimmi. No, volevo capire soltanto se, essendo che il valore finale era zero, se l'oggetto era effettivamente fermo. Sì, se è in equilibrio, cioè se la risultante è nulla, non si muove. Ok? Quindi come Cioè, se era devo... fermo, rimane fermo. Quindi tirando da tutti i Ok? lati rimane fermo. Esattamente. Wow. Dal punto di vista, ripeto, dell'algebra vettoriale, questa equazione significa che se F1 più F2 più F, scusatemi, se F più F1 più F2 fa 0, vuol dire che F è meno F1 meno F2, cioè l'opposto della somma F1 più F2. Ma non è perché abbiamo la certezza che F è essere Perché ti danno informazioni su due vettori. Ti chiedono, posso fare in modo che scegliendo un Ah, vettore opportuno questo sia 0? ok. Magari anche no, non lo so, vediamo. Ok? Non è mica ovvio. D'accordo? Quindi questa cosa deve succedere? Deve succedere che F è l'opposto della somma F1 più F2. Quindi sommiamo F1 più F2 e vediamo il risultato, sarà il vettore F se cambiandolo di segno, se è quello che ci serve. Ok? Tutto chiaro? Quindi per prima cosa calcoliamo questa parte qui, che
che chiamiamolo, che ne so, F totale, 1 più 2. Allora, come è fatto questo vettore? Beh, se sommo due vettori diversi, ok, la cosa più semplice da fare è utilizzare le loro componenti. Perché? Perché in quel caso la somma da vettoriale diventa algebrica, che è più semplice da fare. Andiamo a vederli uno per uno. Allora, F1 è un vettore che è tutto lungo y, giusto? Quindi la sua componente, quindi F1x e F1y, questo numero è 0. Scusatemi, è tutto lungo y, quindi l'altro è 0. Fx, sì, no. Fy è 0, questo qui è 0, perché è tutto lungo y, è tutto verticale. Ok? Quindi se è lungo 4 newton, la componente y è 0, quella y è meno 4 newton. Perché meno? Perché punta verso il basso e noi abbiamo scelto il verso positivo verso l'alto. Il segno tiene conto del fatto che è orientato verso il basso. Ok? Andiamo a vedere F2. F2, se lo proietto su due assi, fatemelo scrivere in verde, avrà una parte lungo l'asse delle x e una parte lungo l'asse delle y. Giusto? Come faccio per calcolarle? Esattamente come ho fatto prima, cioè uso questa regola qua. Solo che attenzione, alfa è l'angolo che il vettore fa col verso positivo dell'asse delle x, quindi il nostro alfa è questo. Questo è alfa. Ma noi sappiamo quant'è questo angolo, non questo. Come faccio a trovare questo se conosco questo? Faccio il supplementare, dimmi. Ma io non ho un'unità di misura per le cose. Certo. Ma quindi cioè, si possono definire comunque come lunghezza. Viene rappresentato come lunghezza, certo. Beh, come anche quando disegno un vettore a velocità, disegno una freccia che ha una certa lunghezza. La lunghezza rappresenta l'intensità della velocità, la lunghezza del vettore forza rappresenta l'intensità del vettore forza, ma è sempre una lunghezza, certo, per rappresentarlo uso una freccia. Quindi calcolerò le due componenti F2x e F2y utilizzando l'angolo alfa che sarà 180 meno 53. Lì un po' più sopra, dove c'è la parentesi, meno F, Questa? meno F2, sì, Sì. Forza sotto, cosa c'è scritto? totale, F tot. Ah, ok. Il totale tra 1 e 2. Ok? Il totale tra 1 e 2 mi dirà esattamente quant'è F. Eh? Anche devo finire di copiare. Allora, 180 meno 53, 127. L'angolo che il vettore F2 forma con l'asse dell'x è 127 gradi. Quindi la componente x del vettore F2 sarà la lunghezza di F2 per il coseno di alfa. Quindi nel nostro caso avremo il vettore che è lungo 5 newton per il coseno di 127. E qui avrà un valore negativo. Quest'angolo avrà un coseno negativo, perché? Perché come vedete la componente x di questo vettore punta a sinistra, mentre il valore positivo è a destra. Prego? Perché non potevamo usare il 53 gradi? Perché non potevamo usare il 53 Allora devi gradi? aggiungerci un meno dopo, non c'è problema. Se usi 53, qui devi metterci un meno. Perché, ripeto, questa regola fa
Funziona se alfa è l'angolo che il vettore forma con la direzione positiva dell'asse dell'x, se no non funziona. Così alfa. Se prendi la calcolatrice e vediamo se mi riesce, eccola qua, e calcoliamo il coseno, dov'è? Eccoli, di 127, otteniamo meno 0,6, eccetera, eccetera, eccetera. Ti dice direttamente lui che è negativo. Questo valore viene negativo, meno 0,601815, con tot cifre decimali. Questo è Viene importante. negativo giusto. Guai se no, guai se no. Se no, se fai il coseno di 57, puoi anche farlo. 53, scusami. Bene, lo stesso numero, ma col segno più. Quindi segno meno, devi aggiungerlo tu. Se non lo fai, sbagli, ahimè. La stessa cosa si fa con la componente y, f2y sarà f2 per il seno di alfa, quindi 5 newton per il seno di 127 gradi. E questo vale, te lo dico subito, 0,79864 circa. Allora, calcoliamo direttamente per qualche domanda? Dimmi. Si calcola il coseno. Sì, come? Allora, vengo a vedere un attimo. Questo non è un meno, attenzione, questo è un più, è un circa, questo qui non è un meno, Ah, è un è un, sì, è un circa, un'ondina. Anche sopra era un circa. No, No, questo è un meno. Ah, ok. Allora mi va vale Dimmi. per questo. Perfetto. A me per trovare F2X, con il calcolo mi viene almeno 3 Arrivo subito. Fatemi concludere l'esercizio. Allora, F2 x vale. Completiamo il calcolo, viene 5 newton per il coseno di 127 che fa meno 3 newton. F2y quindi viene 5 per il seno di 127, viene circa 4 newton. Approssimando un pochetto. Di conseguenza, se osservate, la componente verticale della forza F2 bilancia F1, che questa è meno 4, questa è più 4, si cancellano una con l'altra. Ok? Quindi la nostra forza in conto, dovrà solo bilanciare questa. Quindi sarà sufficiente che F cancelli questo meno 3. Quindi F sarà sufficiente che sia 3 newton.
e in quel caso il totale sarà 0. C'era una domanda? Io no. In questo caso il coseno non è negativo perché è verso l'alto. Prima il coseno era negativo. Il seno è positivo Il perché... seno è positivo perché Certo. c'è Ok? Ripeto, qui abbiamo le componenti del nostro vettore F2. Ok? Il vettore F che dobbiamo trovare è tutto lungo l'asse delle x. Quindi F, il vettore F sarà un numero F che ancora non conosciamo e niente lungo l'asse delle y. Su questo abbiamo il punto di domanda. Ora vogliamo che la somma di tutte le componenti, di tutti i tre vettori dia 0. Adesso la facciamo. Abbiamo il vettore F1 che ha componenti che abbiamo visto essere 0 meno 4, eccolo qua. Quindi la componente x è 0 meno y è meno 4 newton. Questa è la componente x, questa è la componente y. Dopo abbiamo F2 che ha componente x meno 3 newton. Y più 4 newton. E F, il nostro vettore incognito, ha F lungo X e 0 lungo Y. La somma, il totale, la somma vettoriale, posso farla componente per componente, quindi avrò una componente X che sarà 0 meno 3 newton più F che ancora non conosco. E lungo l'asse della y avrò meno 4 newton più 4 newton, che mi dà già 0, perché questi sono uno opposto dell'altro. Quando è che questo è 0? Perché il totale voglio che sia 0. Meno 3 newton più f è 0 solo se f vale 3 newton. Ecco la risposta. Il vettore f che bilancia gli altri due, è un vettore orientato lungo l'asse delle x ed è lungo 3 newton. C'è un'altra domanda? Quindi F è sempre il risultato finale con il segno cambiato. In questo caso sì, a meno che non avessi più di un vettore incognito. Dov'era? Eccolo qua. Se ho tre vettori e mi interessa quale vettore equilibra gli altri due, la procedura risolutiva è questa. Prendo la somma degli altri e li cambio di segno. Se sommassi questi due, i primi due, cosa avrei? Avrei lungo l'asse delle x meno 3, quella delle y 0, cambio segno a meno 3, ottengo 3. Quello che ho fatto qua adesso. Ok? Ci sono domande? Dimmi. Se è contestato non Sì, avessi avuto un'altra orientazione, ma se non mi avessero detto all'inizio, se non ci avessero detto che F è lungo l'asse delle x, dicono qual è il vettore F che bilancia questi due? Non è un problema. Questa procedura fin qua rimane identica. Ok? Qui avrei avuto Fx e Fy, ma questi qui si cancellano già tra loro, quindi qui avrei avuto comunque 0. Perché qui non serviva una componente diversa da 0 per bilanciare queste due. Oppure, nel caso opposto, metti che questo numero più questo numero non mi desse 0, mi dava, che ne so, 2 newton, allora qui avrei dovuto metterne meno 2 newton per fare un totale di 0. La freccia L'importante si sarebbe spostata. è... Prego? Si sarebbe spostata, certo, avrebbe fatto un angolo con l'asse delle x. Un'altra domanda? Magari sarà una stupida domanda, però. Ma se F sarebbe stato Se nel. fosse, se F fosse. Ah, se fosse. Già adesso. Se F fosse stato dall'altra parte dell'X, cioè nella Sì, parte negativa. negativa, non poteva Non avrebbe essere mai potuto spostato. bilanciare gli altri due, certo. Altre domande? Posso prendere leggermente sotto?
Questo è un uguale. Quella parentesi, no? Quella di 0 meno 3 n. Certo. E praticamente la somma tra le due parentesi di prima. Esattamente. Okay. Quindi la somma fa qui, F1 e F2. Fatemelo rifare. Qui abbiamo F1 in generale, sarà F1 lungo l'asse dell'X, F1 Y. Poi F2 avrà componente F2X, F2Y. Poi c'è F, che in generale sarà FX ed FY. Il totale, cioè il vettore risultante, è un vettore che ha come componente X F1X più F2X più FX. La componente Y sarà la somma F1Y più F2Y più FY. E questo vettore è nullo se sono nulle sia questo numero sia questo. Ok? Per questo cercare le componenti dei vettori è utile. Perché? Perché qui non posso ragionare in termini solo di lunghezze. Perché i vettori hanno lunghezza ma anche orientazione. Ok? Di conseguenza mi serve tenere conto di entrambe. Come faccio a tenere conto di entrambe? Cercando le componenti dei vettori. Se scompongo i vettori lungo gli assi cartesiani, arrivo subito, allora la somma vettoriale diventa una somma algebrica. Quindi per trovare il totale faccio la somma di tutte le componenti x più la somma di tutte le componenti y e vedo qual è le componenti del vettore risultante. Se metto questo uguale a 0, ho le mie condizioni, le richieste dell'esercizio. Volevi dire qualcosa? Sì. Prego. La somma delle x e delle y fa sempre 0. Non è detto. Fa 0 se voglio che i tre vettori diano risultante nulla. Ma non è sempre detto che sia così. Dipende dalla richiesta dell'esercizio. Il vettore risultante è comunque quello ottenuto sommando le componenti. Quello poi sia 0 o no è un altro paio di maniche, ce me lo dirà l'esercizio. Quindi l'esercizio determina quanto è la somma delle x e delle y. Dicendo per quale valore il vettore ignoto, quello incognito, fa sì che il totale sia 0. Prego, caro. Mentre in generale il vettore risultante si trova sempre sommando algebricamente le componenti, quelle delle x da una parte e quelle delle y dall'altra. E dopo, una volta che ho fatto questa somma, quindi questo mettiamolo, il vettore totale lungo l'asse delle x, questo lo totale lungo l'asse delle y, per trovare la lunghezza complessiva del vettore risultante, uso il teorema di Pitagora, quindi faccio questa al quadrato più questa al quadrato sotto radice e so quanto è lungo il vettore risultante. Okay. Metti che queste due non siano quelle che equilibrano, ok? Qual è il vettore risultante? Ho questo risultato, le metto col teorema di Pitagora e mi trovo la lunghezza della freccia finale, la freccia complessiva. Quindi sono come delle coordinate 0, perfetto. 0, 0, 0. No. Le componenti sono esattamente le coordinate della punta del vettore. Ok, okay? Altre domande? Quanto tempo ci resta? Scusate, allora ci fermiamo qui.